Signor Presidente della Repubblica, la ringrazio per la sua partecipazione. La sua presenza non sta solo a sottolineare l'importanza di questa cerimonia e del perché oggi siamo qui, ma è un simbolo tangibile dell'affetto degli italiani per il vice brigadiere Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare, un affetto unanime che lei incarna nella sua veste di rappresentante dell'unità nazionale. Anche per questo grazie a nome delle Forze Armate e dei Carabinieri, signor Presidente. Saluto e ringrazio il Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'Ammiraglio Cavo D'Argonne, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri. Generale Luzzi, siamo andati insieme in udienza dal Santo Padre sabato scorso con oltre 5.000 carabinieri proprio per ricordare e celebrare la memoria e il sacrificio del Vice Brigadiere Salvo D'Acquisto ed è stata una grandissima emozione. E siamo ancora qui oggi, davanti a lei Presidente, con l'orgoglio di chi appartiene ai carabinieri e onora l'uniforme che indossa anche nel nome e nell'esempio di Salvo D'Acquisto. Saluto l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Marcianò, e con lui i rappresentanti della Camera, del Senato, della Corte Costituzionale, i parlamentari, tutti quelli intervenuti, le autorità civili, militari e religiosi presenti, oltre che i tanti cittadini. Ringrazio Paolo Mieli per aver rievocato i passi della storia che oggi celebriamo e rivolgo un saluto affettuoso al signor Alessandro D'Acquisto, fratello di Salvo, e a sua nipote, il maggiore dei carabinieri Valentino D'Acquisto, a tutti i familiari presenti oggi. La vostra presenza ci onora e ci emoziona. Quando proprio in questo luogo, in quel tragico 23 settembre 43, Salvo D'Acquisto si interpose fra il plotone tedesco e 22 italiani inermi, offrendo la sua vita per salvare i concittadini, si trattò di uno straordinario e eroico atto di coraggio individuale. Ma non fu solo quello. Fu anche l'atto di rinascita della nazione italiana, la dimostrazione in un momento di profonda crisi che ricordava prima il dottor Mieli dello Stato, che il legame tra gli italiani, le forze armate e le istituzioni che li rappresentavano sarebbe sopravvissuto al disastro, si sarebbe rinnovato. Ecco perché il sacrificio commovente di Salvo D'Acquisto, giustamente celebrato, non fu solo un episodio di morte, di dolore e di assassinio, ma anche un inizio, un'ulteriore possibilità, un dono di vita nuova. Certamente lo fu per le 22 persone che in quel giorno sopravvissero, grazie al suo sacrificio, ma lo fu anche per ognuno di noi, per la nostra nazione. Vedete, come scriveva l'autrice americana Harper Lee, nota per il buio oltre la siepe. Il coraggio non può essere solo rappresentato da un uomo con il fucile in mano, ma, come scrive lei, anche dal sapere di essere sconfitti prima ancora di comunicare, di cominciare, ma cominciare ugualmente e andare lo stesso fino in fondo. Ecco, il nostro Salvo D'Acquisto ebbe il coraggio di fare la scelta più difficile, più dolorosa per lui, la più giusta eticamente però, quando si offrì come capro espiatorio al posto di 22 suoi connazionali. Confessò un crimine mai commesso e si autocondannò a morte prima ancora che i tedeschi, pur consapevoli della sua innocenza, decidessero lo stesso di ucciderlo. Persino loro, quelli che allora erano truppe di occupazione, soggiogate dalla follia nazista, dovettero riconoscere e subire il valore di quel gesto di altruismo. Io sono certo che l'Italia, Repubblica libera, solida, democratica, fondata sui valori di convivenza civile, delle leggi della Costituzione in cui viviamo oggi, non sarebbe la stessa senza quel gesto eroico. Questo ed altri, equivalenti per onore, valore, coraggio e sacrificio, come quelli di altri tre carabinieri, Alberto La Rocca, Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti, noti nella nostra memoria repubblicana e patriottica come i martiri di Fiesole, che il 14 agosto 44 si consegnarono alle truppe tedesche per salvare 10 ostaggi e subito dopo vennero brutalmente fucilati. Non sarebbe la stessa senza il no della consegna delle armi della divisione Acqui di Stanza Cefalonia e Corfù, quando un numero ancora imprecisato, purtroppo, di soldati e ufficiali di quella divisione dell'esercito resistette ai nazisti e difese quelle isole con onore e coraggio, pur sapendo di andare incontro a una certa sconfitta, sapendo che a migliaia sarebbero stati orribilmente trucidati e uccisi. O senza la disperata navigazione verso sud della flotta italiana di Stanza La Spezia per impedire
che le navi venissero catturate e reimpiegate dal Terzo Reich, come abbiamo ricordato con lei, signor Presidente, lo scorso 9 settembre, in occasione dell'80° anniversario della corazzata Roma. E proprio il rifiuto di collaborare con il nemico mi permette di tornare al sacrificio di Salvo d'Acquisto e dei martiri di Fiesole, perché quei no, dal primo all'ultimo, sono la prova che uomini armati di grandi ideali possono fare la differenza, persino quando si trovano alla mercé della barbarie. Ora, e lo voglio dire qui ai tanti carabinieri presenti che portano la fiamma nel loro simbolo, che cosa deve fare? Qual è il dovere di un carabiniere che si rispetti? Io vi ho circondato da tutte le forze armate, ma da molti carabinieri. Allora, per fare questo discorso, molto semplicemente ho chiesto a uno di loro, uno di quelli che mi stanno attorno, e lui mi ha dato questa risposta. Il carabiniere, quando agisce, quando opera, quando lavora, ove mai viene assillato dai dubbi, che essendo esseri umani abbiamo sempre, si chiede solo tre cose. Cosa devo fare? Come mi devo comportare per tenere fede al mio giuramento, alle leggi e alla Costituzione? Cosa mi chiede o cosa mi sta chiedendo in questo momento il cittadino? Cosa farebbe al mio posto Salvo d'Acquisto o il generale Carlo Dalla Chiesa, un altro eroe della nostra memoria? Ecco, allora, che davvero per ogni carabiniere la fiamma di Salvo d'Acquisto è come una fiamma che non si spegne. Perché è una fiamma che può essere ricordata ogni giorno nello svolgere il proprio lavoro, il proprio dovere. Per questo il sacrificio di Salvo d'Acquisto vive. Vive nella memoria profonda del paese, perché vive nella fiamma che ogni carabiniere porta sul cappello. Signor Presidente, nel centenario della nascita di Salvo d'Acquisto 3 anni fa, proprio lei definì il sacrificio di quest'ultimo uno slancio eroico per proteggere la comunità che gli era stata affidata. Affidata. Questo concetto, l'affidamento, è un dato su cui vale la pena riflettere, perché va al cuore del rapporto tra i cittadini e lo Stato. Chi esercita funzioni pubbliche deve sentire la responsabilità della porzione di interesse pubblico che gli è stata affidata, un interesse pubblico che corrisponde alla vita delle persone. In modo speculare, i cittadini devono sentire di poter fare affidamento su chi esercita pubbliche funzioni. Ne va del funzionamento stesso della macchina dello Stato e della sopravvivenza di quel senso di comunità che ci lega tutti a un comune destino. Gesti come quello di Salvo d'Acquisto ravvivano sia la propensione al senso di responsabilità tramite l'esempio, sia la fiducia che devono nutrire i cittadini nei confronti delle istituzioni, mostrando quali siano le qualità di un autentico servitore dello Stato. Qualità che sono di ispirazione agli oltre 100.000 militari dell'arma che oggi come ieri presidiano il territorio della capitale, dalla capitale al più piccolo dei comuni, proteggendo gli italiani. Qualità di esempio per chi ha caro il bene supremo della comunità. Si tratta di una continuità di valori e di funzioni ben rappresentata quest'oggi, da quanti riceveranno a breve il premio Salvo d'Acquisto. Vorrei terminare citando le parole del Santo Padre pronunciate in occasione della celebrazione degli 80 anni del sacrificio del Beato Salvo d'Acquisto una settimana fa. Non scoraggiatevi mai, non cedete alla tentazione di pensare che il male sia più forte, che al peggio non ci sia mai fine, che il vostro impegno sia inutile. Guardando a Salvo d'Acquisto lasciatevi animare dalla passione per il bene e continuate per favore a manifestare vicinanza alla gente che da sempre riconosce questo vostro bel tratto. Parole stupende. Ecco perché a tutti i carabinieri che in Italia e all'estero onorano la volontà dell'Italia di contribuire a preservare i valori civili che abbiamo conquistato a duri prezzi, per i quali 80 anni fa Salvo d'Acquisto sacrificò la vita, per questo motivo dico loro, penso a nome di tutti voi, grazie. Grazie perché tutti i giorni rischiate la vostra vita per difendere la nostra. Grazie perché continuate a credere con passione in quello che fate e vi confermate un modello per tanti giovani. Grazie perché siete tanti, molti di più dei pochi, che possono aver dimenticato la strada della virtù. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia.